informare, formare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga. E questo è l'obiettivo di Be Responsible, il progetto finanziato con 287.000 euro dal Dipartimento per le politiche antidroga del Consiglio dei Ministri, promosso dal Comune di Pesaro, capofila della rete di istituzioni e associazioni che vi collaborano, ovvero Prefettura, Questura, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Università di Urbino e il Comitato di Pesaro della Croce Rossa. Un progetto che in questo mese di marzo è entrato nelle scuole con progetti di vario genere. Questa mattina Be Responsible è arrivato sui banchi del Santa Marta. O per meglio dire, è arrivato sul bancone del bar didattico dell'alberghiero, dove in linea alla filosofia del progetto è stato ideato un cocktail analcolico da proporre nei weekend dei giovani, cercando anche la collaborazione promozionale dei bar cittadini. Sono passati diversi anni dalle ultime campagne informative rispetto al problema dell'uso di alcol e sostanze quando ci si mette alla guida. E abbiamo colto questa opportunità e da subito insieme a Croce Rossa, Università di Urbino, abbiamo voluto dare un'impronta innovativa a questo progetto, perché per cercare di stare un po' al passo, insomma, con le nuove generazioni. Ed è un progetto che si basa molto sulla esperienza, degli incontri che abbiamo avuto con gli studenti erano finalizzati a questo. Hanno visto un docufilm su una vicenda in cui ha perso la vita un ragazzo, investito da una persona che era in forte stato di ebbrezza. L'autore, Luca Pagliari, ha parlato con i ragazzi, sono intervenuti i familiari e gli amici di questo Francesco ed è stata una cosa molto forte, che abbiamo visto che i ragazzi sono rimasti molto colpiti. Questa è un'altra iniziativa ancora, cioè cerchiamo di andare, di non porci in una posizione, come dire, di cattedra rispetto a loro, ma di fargli vivere un po' le situazioni. Questo progetto ha più fasi, oggi siamo già alla fase centrale, che è quella della realizzazione appunto di un cocktail analcolico che possa accattivare i ragazzi e possa essere, diciamo, poi anche in futuro, si spera, realizzato dai vari bar, dai vari esercenti, in modo tale da andare incontro poi anche ai ragazzi, proponendo un'alternativa alle sostanze alcoliche che sia comunque di gradimento e che possa essere, diciamo, anche un messaggio, ecco, che è il messaggio quello di divertirsi con la testa e evitare appunto l'abuso di sostanze alcoliche. Questo cocktail consiste in 4 centilitri di purea di fragola, 3 centilitri di succo di arancia e 2 centilitri di succo di lime fresco e 1 centilitro e mezzo di sciroppo di zucchero per addolcire il tutto. Un medium drink da proporre quindi sia nell'orario pomeridiano che tarda serata, rinfrescante, utilizzando ovviamente zero alcol. Il passo successivo sarà appunto un incontro con i volontari della Croce Rossa in questa fase, diciamo, sfruttando anche la tecnologia, i visori che abbiamo in dotazione, da una parte simuleremo quello che è il camminare o magari anche il guidare in stato di ebbrezza, quindi per far capire ai ragazzi quali sono gli effetti, e dall'altra invece verrà simulato proprio un soccorso, la fase del soccorso appunto della Croce Rossa, che si è trovata spesso a dover fare nel caso di incidenti dovuti all'abuso di alcol. Poi naturalmente c'è la parte della prevenzione, come polizia locale, insieme alla Polizia di Stato e Croce Rossa faremo dei posti di controllo complessi e nelle serate, insomma, per prevenire appunto la guida in stato di ebbrezza.